Buonasera a tutti e benvenuti a una puntata speciale di Velodromo, opinioni a confronto. Sabato 5 luglio è sempre più vicino, ma abbiamo voluto appunto rendere omaggio a questo bellissimo sport e soprattutto al bellissimo appuntamento che ci apprestiamo a commentare, cioè il Tour de France, con una puntata davvero speciale, naturalmente condita di ospiti davvero di eccezione. Lancio subito l'intervento e l'introduzione del nostro direttore Roberto Sardelli, che appunto ci presenterà i nostri ospiti. Prego, Roberto. Grazie Federica e buonasera a tutti gli amici di Velodrome, opinioni a confronto. Stasera ci ha voluto onorare della presenza proprio qui negli studi di Videogenni Max Chandri. Chandri sarà il condottiero sull'ammiraglia al prossimo Tour de France della BMC, sicuramente una delle formazioni World Tour più titolate, perché bisogna fare molta attenzione. Adesso tutte le attenzioni sono rivolte al campionato del mondo di calcio, ma credo che tra Giro del Delfinato e Giro della Svizzera, ma poi anche il Giro di Slovenia ha dato spunti interessanti, veramente il Tour de France si annuncia davvero come una sfida sicuramente imperdibile. Buonasera Max, condividi questo teorema, questa equazione? Sì, condivido, il Tour è il Tour, la Grand Boucle, la corsa per eccellenza. Io quest'anno mi appresterò a fare il mio primo Tour da direttore sportivo, ho fatto 4 giri d'Italia. Sono abbastanza, diciamo, entusiasta. Tra l'altro abbiamo fatto proprio la squadra oggi, uscirà domani con un comunicato stampa la nostra formazione. Poi vedremo. Allora Max, facciamo un pochino un flashback velocissimo. La sfida Quintana, Uran, Fabio Aru. È tutto da mettere un pochino, da parcheggiare perlomeno nell'arco temporaneo. Il Tour de France c'è questa sfida. Contador, tornato veramente ai vecchi fasti, Nibali, Froome. Un Froome double face, si potrebbe dire, visto quello che abbiamo assistito al Giro del Delfinato. Sì, io ero al Delfinato, hanno fatto proprio un testa a testa lui e Contador, anche in maniera un po' eccessiva perché era molto caldo. Ho fatto i primi 3 giorni veramente sui 38 gradi, non hanno mai mollato. Sky, non ho visto una super Sky, dirò la verità, con qualche punto debole. Poi c'è stata la caduta di Froome e poi dopo insomma è stato un po' il crollo suo. Tatticamente Contador con Bjarne è molto forte, Nibali diciamo era in crescita, non era ancora al top, ma sicuramente non bisogna essere al top a un Delfinato, poi ci saranno gli outsider come spero TJ Van Garderen della BMC. Senti Max, io metterei un pochino da parte quello che è il tuo ruolo all'interno della BMC e essendo tu un tecnico ormai a questo punto navigato, nonostante la tua giovane età per quanto riguarda le competenze tecniche, ma soprattutto anche il fatto che tu sia un poliglotta, tu vieni dal mondo anglofono che praticamente adesso sta dettando lezioni sempre di più a quello che è il movimento ciclistico. Ecco, ti chiedo questo. E ti parlo forse da persona un pochino irriverente, potrà sembrarti anche incompetente, la figura che ti pone queste domande, però se è vero da una parte che non è giusto essere al top della condizione, di gran lunga io preferisco Contador, la condizione di Contador a quella di Vincenzo Nibali. Sì, sicuramente Contador va già forte, ha già vinto il Tour, è un corridore che sicuramente sarà là. Vincenzo ci ho parlato un pochino a una tappa del Delfinato e mi ha detto che quest'anno non è mai stato bene, non ha mai trovato quella condizione giusta, non ha mai trovato quel colpo di pedale, ha sempre inseguito un pochino. Gli sono secondo me mancati, gli è mancata anche un po' la fiducia da parte della squadra. L'ho visto parecchie volte solo nel senso senza i suoi uomini, due o tre uomini di fiducia. Anche questo per un corridore è importante, avere la tranquillità e sapere di avere due o tre persone sulla quale puoi contare.
Però Nibali è un estroso, improvvisa, a me piace come corre, secondo me un tour com'è quest'anno, io tra l'altro dopo il Delfinato sono andato in visione le tre tappe in Inghilterra, già ne ho viste due perché quella di Londra è abbastanza semplice. La seconda tappa è durissima, la seconda tappa è insidiosa, è una liegi compressa, sono 3.700 metri di dislivello, con stradine strette larghe più o meno quanto una macchina, perciò dopo quello poi vai a Londra, poi abbiamo le tappe in Belgio col pavé, che anche quella è un'altra tappa molto molto insidiosa. Secondo me uscire intatti dalla prima settimana, ecco, poi il tour comincia a prendere forma. L'importante è uscire senza rotture, con squadre al completo. E ovviamente senza aver perso tempo dai migliori. Senti, e per quanto riguarda invece Froome, a parte, come dici tu, l'inventiva di Vincenzo Nibali lo scorso anno, in particolar modo alla Tirreno Adriatico, poi fu un continuo monologo, ovunque partecipasse Froome azzeccava. Invece al Delfinato abbiamo visto un Froome in difficoltà nella parte finale e questo io credo che possa suonare anche come campanello d'allarme. Sì, io come ripeto non ho visto una super squadra, ho visto lui forte, molto forte, poi ovviamente dopo la caduta è stata una brutta caduta, è caduto in discesa, una curva a sinistra, era corto abbastanza male, quelle sono cadute che le paghi come l'ha pagata lui. La squadra non era una squadra fortissima, non era una squadra, un Kirienka che si staccava parecchio presto, ma poi cioè il modo con la quale si staccava lo vedevi proprio, era stremato, cioè non è che era una cosa calcolata. Zandio che non andava per niente, poi c'è Dici forte? Ricci, andava diciamo a All'inizio non fase è andato alterna, bene, eh. no, non andava, però è andato forte le ultime due tappe. Le ultime due tappe è andato veramente forte. Poi c'è ovviamente l'incognita Wiggins, a me mi dispiace tanto, tra l'altro l'ho sentito l'altro giorno e mi sarebbe piaciuto vederlo al tour, anche perché sono due corridori, cioè due corridori inglesi che hanno vinto il tour, tutte e due, che il tour parte dall'Inghilterra, cioè secondo me, ecco, dovevano aver trovato un accordo prima, cioè secondo me c'era verso di portarli tutti e due. Troppo intimi i temi della conversazione per riferire qualcosa oppure. Pochino, sì. È sul futuro, diciamo. Bene, bene. Allora invece andiamo al tuo team, la BMC. Anche Van Garderen, francamente un pochino qualche perplessità, questo corridore tanto atteso, tutti gli anni lo attendiamo e sembra, ecco, quest'anno deve essere un po' l'anno dell'esplosione. Sì, il TJ è un ragazzo giovane che ha già fatto vedere delle cose importanti. Secondo me, ecco, un parere mio interno, diciamo, abbiamo forse gestito un po' male il suo avvicinamento al tour. Lo teniamo un po' troppo nell'ovata, secondo me, un po' alla colpa nostra, no? Quando una squadra ha un leader tende sempre a proteggerlo. Io lo vedevo invece bene a fare le classiche della seconda parte, Freccia, Liegi, Amstel, quelle cose lì, dove trovi consistenza, trovi la maturità, cioè competi con corridori che poi ti troverai al tour, sono corse 250-270 km. Noi quelle corse lì non gliele facciamo fare, lui fa sempre dei ritiri mirati in altura e poi è stato anche sfortunato perché si è presentato alla Parigi-Nizza, si è ammalato subito e il secondo giorno si è ritirato. E al Romandia ero in macchina io con la radio. La prima curva, 400 metri caduto, microfrattura al bacino, lì è stato fermo per un po' di tempo, perciò era sì sottotono al delfinato, ma era un sottotono che più o meno noi sapevamo che insomma non poteva essere al top. È uscito un crescendo, è uscito con l'ultima tappa, tra l'altro ha fatto un piazzamento, gli ha dato un po' di morale, ora è in altura a Valgardena con il resto della squadra.
Max, due domande e poi ti lasciamo libero. Ormai sono le ultime ore di libera uscita, poi anche te sei atteso da 3 settimane sicuramente molto intense. Allora, la prima domanda riguarda Talaschi. Talaschi è stata una sorpresa fino a un certo punto al Delfinato, è stato aiutato forse un po' da certi tatticismi tra Froome e Contador, però sicuramente sul gradino più alto del podio al Delfinato non si arriva per caso. No, no, per caso no, è un corridore che è in crescendo, un corridore che non conosco, cioè conosco un pochino perché stava a Lucca prima, perciò ho avuto anche l'opportunità di fargli un po' dietro macchina, il periodo che avevamo Taylor e altri che stavano a Lucca, lui si aggregava con il resto degli americani, però sapevo che, non so se va al Tour o no, perché era in forse. L'ultima notizia era in forse, ora non so se hanno Tra confermato la pochi squadra. minuti lo chiederemo al suo procuratore, Dale Scarera, per cui nulla. Comunque sicuramente un giovane molto Sì, giovane interessante interessante. dove veramente il successo è destinato Sì, non è arrivato per non per caso. caso. Un altro punto di domanda, a fine 2012 molti ormai ti definivano ormai certo CT della nazionale italiana. Le cose sono andate per un altro verso, è inutile tornare su quel percorso, su quei momenti, però la domanda d'obbligo è questa. Sinceramente, dal Giro d'Italia e anche un pochino da quello che si è visto anche al Giro della Svizzera, un movimento non poi così davvero fermo, qualcosa sta facendo vedere. Sì, no, ci sono, i corridori ci sono, io ripeto che la materia prima come corridore in Italia c'è. Dobbiamo un attimo andare nelle categorie minorili, cioè dilettanti in particolar modo, secondo me lì va rivista un po' la tutta la situazione per far sì che questi corridori riescano a passare un pochino più integri perché fanno delle annate abbastanza stressanti con 2 o 3 squadre che hanno un po' il monopolio di tutto il movimento italiano vincendo 50, 60 e più corse. Cioè io ho fatto 7 anni con la nazionale, non vincevamo più di due, tre corse l'anno, però se ti elenco i nomi, la Swift, a Kenneth, a Cava, Froome, che era un attimino dopo, ma sono stati tutti i corridori. Cioè, secondo me il dilettantismo io lo vedo un attimino più come un development, cioè devi crescere, devi imparare, devi fare sbagli e in questo modo il tecnico riesce anche a capire le forze e le debolezze di un corridore. Però la domanda sorge spontanea, perché io, calandomi nel ruolo dello sponsor, se mi chiamo Max Chandri e sponsorizzo una squadra di dilettanti, mi devo accontentare di 3 vittorie? Che cosa ho come contropartita? Cioè, perlomeno, qual è la filosofia che c'è in Inghilterra, in Australia o in tutti i paesi anglofoni emergenti? Ah, secondo me, cioè, se uno sponsor sa che ogni anno, ogni 2 anni, uno o due corridori passano nel mondo dei prof e se li vede là, un aro che cresce, secondo me, ecco, quella è la soddisfazione, cioè di creare una catena che va dal mondo dilettantistico al mondo professionistico. Ovviamente se voglio risultato immediato e voglio quantificare, sì, quello non quantifico con poco perché come hai detto te 3 vittorie o 5 o 2 non sono un granché. La Io filosofia, via, sì, dai, è il è la percorso, filosofia. non più è mediato anziché immediato. Sì. E quindi praticamente l'immagine, il mio risvolto È che ho più, da sai. sponsor è questo, dire Cavendish è cresciuto con me Sì, e non Cavendish con me ha vinto. cioè, capito, sicuramente un corridore professionista sarà sempre grato alla squadra e non sai mai che un giorno ci sia un avvicinamento da parte dello sponsor al mondo professionistico. Sono diversi punti di vista, secondo me. Io lo vedo, ora mio figlio ha cominciato a correre, esordiente, tutto e subito. Cioè, questa è la filosofia, diciamo, di oggigiorno di tutti, no? Abbiamo un cellulare, con un clic compri o fai o ordini. Purtroppo questo è uno sport che invece tutto e subito non si può avere, perché è uno sport di sacrificio, è uno sport di rinunce, è uno sport dove tante volte si dà 10 e si ottiene 1, però questo è il ciclismo. Max, non vogliamo abusare di te, ti ringraziamo. Un nome secco per il tour? Contador. Bene, bene. Allora avremo modo, sarà dura risentirlo durante il tour, magari ci
Ci riserviamo una parentesi a Sì, tour dai, finito, ci una racconterai. telefonata sono Sì? sempre disponibile. Grazie Max, veramente grazie, ci fa davvero tanto piacere. Bene, allora Federica, passiamo al primo serie di spot pubblicitari. Noi ringraziamo e salutiamo Max Chandri augurandogli Grazie a buon voi. tour. E naturalmente in bocca al lupo per questa avventura. E lanciamo la prima serie pubblicitaria in linea alla regia. Carrozzeria Cascinese, gestione sinistri con assistenza legale, auto di cortesia, restauro auto d'epoca, tagliandi, officina meccanica e servizio pneumatici di tutte le marche. Noleggio furgoni ATP e auto anche per cerimonie. Carrozzeria Cascinese, la tua carrozzeria di fiducia. Via Piemonte 4, Cascina Pisa. Telefono 050 70 14 12. www.carrozzeriacascinese.it. IncoSport, integratori per lo sport. Garanzia, trasparenza, massima qualità al miglior prezzo. Prova la differenza. In vendita nelle farmacie e nei migliori negozi di ciclo. Visita il sito www.incosport.it. IncoSport, qualità tedesca, passione italiana. Un paio di magliette, infradito e un pareo. Il posto giusto delle vacanze, della mia bici. Di nuovo in diretta qui a Velodromo Opinioni a Confronto. Puntata speciale, un grande ospite, il primo Max Chandri, intervistato dal nostro direttore Roberto Sardelli, che adesso ci andrà a introdurre il nostro secondo ospite di serata. Prego Roberto. Prima vorrei salutare Luca Di Sandro, presidente dell'Unione Ciclistica Picciolese, che sarà il nostro ospite costante in questa puntata speciale di Velodrom. E rivolgendomi a Luca, in attesa di avere in linea il secondo ospite, vorrei chiedere alcune riflessioni, alcuni spunti su quanto un pochino ci ha appena dichiarato Max Chandri, non tanto in previsione Tour de France, ma per quanto concerne quello che è il movimento ciclistico. Quindi una filosofia diversa dalla nostra tradizione. Prego Luca. Il movimento ciclistico credo che abbia dimostrato, anzi per certi versi è stato anche precursore di un cambiamento in linea con quello che sono stati i percorsi che fino ad oggi ci riguardano, ci toccano tutti da vicino, cioè la cosiddetta mondialità. Il ciclismo ha sempre avuto, io faccio parte di un'associazione che ha una gara denominata Coppa Sabatini e che ha 61 anni, ha già fatto 61 edizioni e dà una connotazione, una denominazione internazionale da tempo. Beh, prima l'internazionalità di fatto aveva una configurazione europea nei 4-5 diciamo, nazioni, la Francia, l'Italia, la Germania, la Spagna. Oggi la mondialità è un dato acquisito, compiuto, certo. Il World Tour, che è partito con la denominazione di Pro Tour, ormai si va verso la consacrazione, quindi l'approccio, la filosofia che ogni organizzatore, anche di una gara come la nostra, che è una 1-1, non comparabile ai monumenti del ciclismo come la Grand Boucle, del quale è stato ben parlato prima, tutti quelli che sono stati i dettagli, i profili, gli scenari. Credo che bisogna avere, oggi alcun dirigente del nostro livello deve avere chiaro un atteggiamento, la consapevolezza. La consapevolezza è un dato di fatto, che è oggettivo, che deve metterci di fronte al fatto che probabilmente il nostro ciclismo, al cospetto della mondialità, per come si sta evolvendo, e a partire dal 2015-2016 avrà un ulteriore, come dire, assestamento definitivo. Può relegare le nostre gare a un ciclismo di servizio. Io da tempo, e te ne sei abbastanza testimone, che dico che bisogna andare oltre quello che è stato il nostro percorso. Bisogna andare oltre a quello che sono stati gli scenari della storia, delle edizioni passate, uscire fuori anche un po' dagli schemi del campanile, come dire. Peccioli, per dire, è una dimensione, un comune sotto 5.000 abitanti, e c'ha una manifestazione che ha storia, che può significare nel calendario internazionale una sua storia, una sua dimensione, una sua identità. Bene, secondo me, d'ora in avanti, per far sì che questo si persegua, continui, credo che dobbiamo essere consapevoli e soprattutto capaci di cambiare le carte in tavola. Il World Tour, rispetto a chi prefigurava uno scenario completamente diverso,
prefigurava lo scenario come un qualcosa, un espediente temporaneo, ormai oggi si va consolidando e consacrando e dobbiamo tenerne conto. Oggi un Giro d'Italia in concomitanza col Giro di California, in concomitanza col Giro di Norvegia, con il Giro del Belgio. Quindi voglio dire, questo deve far riflettere. Io trovo un espediente quello di andare a cercare nell'arco del calendario date nuove perché pensi che possano essere, diciamo, quelle che ti collocano, meglio ti facciano avere i migliori corridori, le migliori squadre. Sono palliativi, oggi c'è una domanda di eventi, soprattutto nella parte asiatica, che un pochino spiazza quello che è il mondo dell'Europa, quel mondo dove il ciclismo si ha sempre avuto la sua culla. Ecco, io per quanto riguarda la nostra associazione, la nostra manifestazione, stiamo da tempo pensando ed andremo in corso d'opera ad andare oltre quello che è stato il nostro percorso e coinvolgere un territorio più ampio, fermo restando che un fiore all'occhiello deve rimanere a Peccioli, ma capire che siamo in una valdera, in un territorio più ampio, deve saper coinvolgere le istituzioni in stretta connessione con la realtà economica, perché credo anche per mantenere i livelli importanti di una manifestazione come la nostra, un giorno di gara credo che non sia più sufficiente per poter dire io faccio parte nel calendario internazionale e probabilmente l'1-1, ma anche l'HC, che può avere delle differenze ma non sostanziali rispetto a una 1-1, credo che senza presunzione, con un pochino di incoscienza, se così si può dire, ma di guardare al World Tour anche per quanto ci riguarda. Allora, attenzione, molto interessante e molto importante quello che ha detto il Presidente dell'Unione Ciclistica Peggiolese. Noi torneremo adesso un'altra finestra sulla cronaca. Dovremo avere in linea Marco Cabiglio, direttamente dalla redazione di Velobike. Marco, sei in linea? Ciao Roberto, sì, ci sono. Ciao a tutti e anche ai tuoi ospiti. Perfetto Marco, allora salutata anche Federica. Ciao Marco. Ciao Federica, ben trovata. Allora, forse Federica non lo sa che tu nelle tue vene scorre un pochino di sangue portoghese. Ma diciamo portoghese d'adozione, ho fatto l'Erasmus, ho tanti amici là e torno ogni volta che posso, questo sì. Allora, sarai felice del successo di Alberto Rui Costa, mi veniva da dire Manuel, pensando al grande regista che fu della Fiorentina e del Milan. Ma tu pensi che per la classifica generale sarà tutta un'altra storia il prossimo Tour de France? O anche il campione del mondo, portoghese appunto, primo portoghese nella storia a vestire la maglia iridata, potrà essere un grande protagonista a livello di classifica generale per la Gran Boucle? Allora, io penso che Rui Costa sia un gran corridore, soprattutto intelligente, perché conosce i suoi limiti e si sa gestire. Credo che lui per primo sappia in cuor suo di non valere un podio al Tour, potrebbe valere un piazzamento tra i primi cinque, e tutto sommato è giusto che ci provi. Lui non ha mai avuto la possibilità di fare classifica in una grande gara a tappe, quest'anno ce l'ha, ha una maglia che tutti gli invidiano, e secondo me Rui Costa partirà per provare a fare classifica e sarà sempre in tempo poi a buttarsi eventualmente sui traguardi di tappa, che gli sono sempre riusciti benissimo. L'anno scorso ha vinto due tappe di media montagna, proprio perché ha delle caratteristiche tali per cui in una fuga di 10-15 corridori sa esattamente come muoversi, e poi naturalmente anche sorretto da gambe non comuni, e quindi è un cliente molto scomodo per quel tipo di tappe. Sulla classifica è un'incognita, non ha nemmeno una grande squadra a sorreggerlo, secondo me, rispetto agli squadroni di Contador, di Nibali e di Froome, però è una bella scommessa. Giusto che ci provi, a 27-28 anni deve fare quel salto di qualità, e lo vedremo il prossimo mese sulle strade del Tour. Allora, sempre in tema di Tour, Contador, Nibali, Froome, come li vedi questi grandi contendenti per la Gran Boucle? Potrà inserirsi all'interno un quarto guastatore oppure sarà una sfida fra questi tre grandi nomi? Ma il pronostico per la vittoria mi sembra abbastanza chiuso a Contador e Froome. Questo Nibali, se non succede nulla, per quanto possa migliorare in questo mese, lo vedo comunque purtroppo un gradino sotto a questi due. Certo, qualcuno si potrà inserire, ma più che altro per la lotta per il podio. Per la vittoria la vedo molto chiusa tra Contador e Froome, e sarà un gran bel duello, perché dovessi scegliere adesso uno dei due non saprei chi dire. In tre settimane ne possono succedere, quindi un corridore come Contador può ribaltare il Tour, lo ha dimostrato anche una settimana fa in Francia. Diciamo che se tutto va come deve andare, comunque credo che Froome parta ancora in vantaggio e che la scopola presa al Delfinato gli possa anche servire di lezione. Bene, dunque per te Froome un gradino superiore a Contador, e invece qui vogliamo rassicurare Federica, perché gli ho detto che sarà un pochino più assente nel corso della Gran Boucle,
e gran parte del mio lavoro sarà svolto proprio da Marco Gavilla. Allora vorrei che tu la rassicurassi, com'è la tua condizione in vista della Gran Bucle? No, io mi sto allenando per la Vuelta, personalmente, no, scherzi a parte. No, ci saremo tutte le sere, magari in un orario un po' più tardo rispetto al Giro d'Italia, ma io, Marco Francia, Federica, seguiremo tutte le sere il Tour de France e lo racconteremo agli amici di Virobike. Allora, quando Federica ti dirà commentaci la tappa, tu risponderai in perfetto genovese: Belin, che bella tappa! Speriamo che siano belle tappe, speriamo. E io sono anche un po' mezza genovese, quindi. Ah, ecco, quindi te mezzo portoghese, Federica mezza genovese. Marco, noi ti salutiamo e cerchiamo intanto un altro ospite che è molto atteso per la sfida tricolore di sabato. Marco, a presto, grazie e davvero un saluto qui dagli studi di Videogenni a uno dei pezzi, diciamo, forti, dei capisaldi della redazione di Velobike. Buona serata, Marco. Un saluto a tutti anche da parte mia, ciao a tutti, ciao, alla prossima. Perfetto. Spot. Abbiamo congedato il nostro opinionista, il nostro giornalista di Velobike e di Velodromo Opinione a Confronto, Marco Gaviglio. CZ Sport presenta la calza brevettata Compression Zone. Sforzi importanti richiedono tempi di recupero lunghi. Le calze Compression Zone permettono un più veloce recupero, come dimostrato da studi medici pubblicati effettuati su atleti di varie discipline. Un'interessante novità per l'estate è il calzino corto per il ciclismo su strada. Per maggiori informazioni, visita il sito www.compressionzone.com. Lucarelli Piante, allestimento giardini, vendita piante ornamentali e da frutto. Lucarelli Piante è a Perignano in via Livornese Ovest 17. Realizza il tuo sogno verde. www.lucarellipiante.it. Ristorante Pizzeria Antico Masetto, il ristorante di tutti gli sportivi. Ristorante Antico Masetto, a Lamporecchio, ai piedi del mitico San Baronto. Tutti i giorni, escluso il giovedì, sono buoni per gustare le specialità di carne e di pesce. Antico Masetto, telefono 0573 82 118. Bene, eccoci tornati in diretta qui a Velodromo Opinione a Confronto. Io do subito la parola al nostro direttore Roberto Sardelli, che ci introdurrà quello che sarà il nostro prossimo ospite, che dovrebbe essere collegato in diretta telefonica. Prego, Roberto. È davvero. Quante volte l'abbiamo agognato Già. magari di averlo ospite durante il Giro d'Italia? Io vi dicevo, signori, c'è un protocollo, lasciamolo tranquillo. Poi purtroppo ha dovuto abbandonare, dopo tante vittorie, dopo tanti ottimi risultati al Giro d'Italia, ha dovuto abbandonare la Corsa Rosa a causa di qualche sindrome febbrile. E stasera l'abbiamo un pochino tutto per noi. Rubiamo 5 minuti a Diego Ulissi. Ora noi aspettiamo che la regia possa mettercelo in linea, dopodiché saluteremo forse il candidato numero uno a vestire la prossima maglia tricolore. Diego Ulissi è arrivato proprio oggi dal Giro di Slovenia, ha fatto un grandissimo Giro d'Italia, due tappe, una grandissima cronometro e sicuramente è una figura molto autorevole. Chiedo alla regia se l'abbiamo in linea. Sì, pronto? Diego, ciao. Ciao Diego, buonasera, Ciao. grazie per essere con noi. Buonasera, salve a tutti. Diego, ti vuol salutare il presidente dell'Unione Ciclistica Pecciolese che proprio in quel tuo meraviglioso finale di stagione 2013 ha avuto l'onore proprio di consegnarti la prestigiosa Coppa Sabatini. Prego, Luca Di Sandro. Cordiale buonasera, è un ringraziamento anche a posteriori di quella grande performance che hai fatto a Peccioli col tuo team, avete fatto la gara. Certo, le aspettative tue, che l'hai dimostrato, vanno oltre una Coppa Sabatini. Io ti faccio i migliori auguri per tutto il percorso della stagione e magari il 9 di ottobre di riaverti insieme alla tua squadra ad essere protagonista. Di nuovo una grande stagione, un augurio cordiale. Grazie mille, sicuramente salvo imprevisti anche quest'anno sarò al via della Coppa Sabatini, quindi sicuramente ho un bellissimo ricordo l'anno scorso dove ho fatto un gran finale di stagione e la vittoria della Coppa Sabatini, insomma qualcosa di particolare perché insomma è vicino a casa mia, non lontano, quindi insomma, vincere in casa, in Toscana, è sempre qualcosa di speciale.
Senti, molti amici, credo anche da Peccioli, verranno invece in occasione della tua festa, perché precisiamolo, dopo il campionato italiano tirerai un pochino, non dico remi in barca, ma perlomeno ti concederai un periodo un pochino di stacco da bici. Sì, esatto, dopo il campionato italiano avrò qualche giorno di recupero, quindi l'11, se non mi sbaglio, perché stanno organizzando la festa, diciamo, un po' così per farmi anche una sorpresa, quindi non so esattamente cosa mi aspetterà, e sono onoratico, insomma, mi festeggerà, quindi niente, li aspetto in numerosi, che sia un giorno di grande festa. Sicuramente, forse verrà anche il presidente, e poi ricordiamo, tu hai vinto a Peccioli nell'entroterra, ma hai vinto anche sulla costa, un pochino più a nord della tua costa usuale, che è la costa dell'Etrusca, ha vinto anche a Camaiore. Veramente una stagione, ti ricordi, abbiamo provato il percorso insieme, Diego, veramente fu benaugurante quella perlustrazione. Sì, sì, mi ricordo quel giorno, sicuramente, come hai detto te, è stato un ottimo avvio, e credo che sicuramente Camaiore è stata una bella vittoria, perché voluta. Poi, come ho detto prima, le gare in Toscana per me sono sempre qualcosa di estremamente speciale, e niente, è stato un avvio di stagione, insomma, veramente al di là di quel che mi aspettavo. Poi, insomma, con le due grandi vittorie a giro, credo che di meglio non potevo chiedere. Diego, una confidenza. E tu e tua moglie Arianna siete assidui frequentatori dei social network, Facebook, Twitter, ma non so se forse vi è sfuggita l'intervista che proprio la settimana scorsa Belovaic ha dedicato al tuo general manager Beppe Saronni. No, invece l'ho sentita, perché così per caso, e niente, devo dire che comunque le parole che ha detto chiaramente sono veramente belle, e che dire, insomma, sicuramente dette, a parte, diciamo, che è il team manager della mia squadra, però insomma è stato una grande persona e un grandissimo campione, quindi sicuramente sono parole che mi fanno veramente felice. E senti, forse chiederlo a te è un pochino assurdo, visto che non eri ancora nato, ma quando gli ho chiesto se Diego Lissi assomiglia di più a Saronni o ad Argentin, forse il tuo babbo, cosa ha pensato della risposta del campione del mondo di Goodwood, che ha detto no, assomiglia più a Saronni che al mio amico Moreno? Ma credo che sicuramente sono paragoni un po' azzardati, perché sono stati grandissimi campioni entrambi. Penso qualcosa di inarrivabile, diciamo, per me, diciamo, giudicarmi loro due, quindi direi che sono solamente all'inizio della mia carriera, ho fatto ottime cose, buone cose, vittorie importanti, però diciamo, loro sono stati qualcosa di eccezionale, qualcosa di ripetibile, quindi sicuramente, che dire, già Giuseppe che dice credo di rivedermi me, ha detto, per me sono parole veramente bellissime. Diego? Sì? Prego. Pronto? Allora, chiudiamo con un'ultima domanda, ovviamente una domanda d'obbligo. Il tricolore, davvero, possiamo davvero l'11 luglio festeggiarti e vederti indosso il tricolore? Ma sai, una gara così di un giorno è sempre un terno all'otto, nel senso che comunque sicuramente sarò uno dei favoriti, e è anche difficile interpretare la gara, perché penso di avere un po' gli occhi puntati addosso. Ho partecipato al Giro di Slovenia, ho ripreso, diciamo, a pedalare discretamente dopo lo stop forzato del Giro d'Italia con la bronchite, e adesso la condizione è buona, e insomma non mi nascondo che sicuramente vado là per
per cercare di vincere, però è veramente difficile, sono tanti corridori che stanno pedalando veramente forte, bisogna vedere come si metterà la gara e insomma, io nel finale cercherò di essere lì e di giocarmi le proprie carte. Senti, dopo il tricolore, occhi puntati su Ponferrada o ci sarà qualcosa? La Vuelta la farai? Ma sicuramente la seconda parte di stagione sarà concentrata per arrivare al top, al mondiale, e sicuramente prima ci saranno delle tappe importanti dove devo crescere di condizione e cercare di ottenere qualche vittoria. E riprenderò con il Giro di Polonia e del Mercosur, che sono due gare di una settimana ciascuna, che saranno diciamo molto vicine fra sé, quindi mi permetterà di riprendere velocemente la condizione, e poi parteciperò a tutte le gare di un giorno fino al mondiale. Perfetto Diego, togliamo il disturbo e vogliamo vedere però l'11 luglio anche la piccola Lia, veramente, che siamo sicuri avrà imparato ad alzare le braccia al cielo così come gli ha insegnato il suo babbo. Sì, sicuramente, la stiamo istruendo alla perfezione. Allora, buon lavoro, grazie e buonanotte, e davvero un bocca al lupo per il trofeo Melinda, che quest'anno varrà proprio come prova unica per il campionato italiano. Grazie Diego. Grazie mille, saluto a tutti, buonasera. Grazie Diego Lissi. Bene, proseguiamo dopo questa bella intervista con il giovane Diego Lissi alla nostra puntata speciale di Velodromo Opinioni a Confronto. Prego Roberto. L'ha sentito Federica? Diego ha ascoltato l'intervista che ci ha concesso Beppe Saronni molto attentamente. Quindi io direi a questo punto di lanciare un'altra serie di spot. Perfetto, sì. La regia va avanti e riprendiamo tra pochi istanti. Ok, perfetto. Prego, linea alla regia. Non è vero che non si può. Alla Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo è possibile avere accesso e possibilità di mutui e finanziamento a privati e imprese. E con noi sarete serviti anche il sabato. Apertura sportelli, infatti, dalle 9 alle 12. Banca di Pisa e Fornacette. 8.000 soci l'hanno già scelta. Ogni corsa è una storia. Ogni corsa è sia sofferenza che celebrazione. Ogni corsa spinge lontano i limiti. T6 migliora la tua performance e lo fa attraverso la ricerca e il crafting made in Italy. Il nostro percorso inizia oggi, insieme. Fattoria Pieve Assalti, il benessere a portata di mano. Vacanze da sogno nel cuore delle colline senesi. Gastronomia, fitness, maneggio e tanta bici tra le Crete e la Via Francigena. www.pieveassalti.it. E dopo la splendida intervista con Diego Lissi, davvero insomma l'uomo del momento per gli italiani dopo lo splendido Giro d'Italia che ha disputato, diciamo che torniamo con Roberto Sardelli e soprattutto con un nuovo ospite telefonico, questa volta alla redazione di Velobike, giusto Roberto? Giustissimo, Fabio Panchetti, che riprenderà sia pure con un'altra disciplina, ma con l'occhio attento anche al ciclismo, riprenderà con la boxe la sua attività su Sport Italia, il canale tematico dedicato allo sport. Fabio, sei in linea? Sì, eccomi, ci sono. Allora Fabio, davvero tutto è bene, quello che finisce bene, sembra che davvero Sport Italia voglia ritornare alla grande, i tuoi due grandi amori, che poi corrispondono anche ai miei, box e ciclismo, gli sport che proprio ti vogliono vedere in faccia, vero Fabio? Assolutamente, però per scaramanzia chiuderei qui il discorso su Sport Italia. Non abbiamo appena iniziato, siamo calmi, non va bene, va bene. Per scaramanzia vorrei totalmente ignorare questo argomento che riguarda Sport Italia. Abbiamo riniziato, insomma, speriamo che tutto vada per il meglio, ma insomma, se ci saranno delle novità verranno comunicate, però un po' di sana cabala, di sana scaramanzia direi che non fa male. Attenzione, giusto, anche perché fra l'altro ultimamente quello che comunicavi sui social network, perlomeno per quanto riguardò la partita di esordio, non è che ti andò tanto bene con la celeste formazione uruguagia, parlo del suo debutto con la Costa Rica. Esatto, assolutamente. Sì, insomma, speriamo, ecco, che Sport Italia possa tornare ad occuparsi anche di ciclismo, però insomma speriamo, il tempo ci dirà se
e la speranza poi diventa qualcosa di più concreto. Certo, però le tue competenze ciclistiche sono inconfutabili, Fabio, e quello che ti voglio chiedere alla luce, abbiamo parlato con il collega Marco Gaviglio della nostra redazione, abbiamo parlato con Max Ciandri che è venuto, è stato graditissimo ospite qui in studio, e anche con Diego Ulissi. Tour de France, chi vedi favorito? Pensi che sia davvero una lotta fra questi tre grandi campioni? Froome, Contador e Nibali? Io ho l'impressione, spero assolutamente di sbagliarmi, perché poi insomma ancora all'inizio del tour manca un po', Vincenzo Nibali sta cercando insomma di recuperare diciamo dei crediti un po' persi lungo la strada. La mia impressione però attuale, e spero che sia quella sbagliata, è che in realtà il prossimo tour sia un duello per la vittoria finale tra Alberto Contador e Chris Froome, con Vincenzo Nibali un gradino più sotto. In questo diciamo eventuale duello, dopo aver visto quello che è accaduto al Giro del Delfinato, dopo aver visto un po' più in generale il comportamento del Team Sky nel corso di tutta la stagione, credo che il vero favorito sia Alberto Contador e non Chris Froome, che è forte ma non è quello dello scorso Tour de France. L'impressione che anche insomma tra due settimane, quando il Tour inizierà, sarà un Froome forte, insomma molto forte, ma non imbattibile o quasi come è stato l'anno scorso, sostenuto da una squadra d'acciaio, e quest'anno non sembra al momento così d'acciaio il Team Sky, fermo restando che per carità insomma è una squadra comunque di alto livello. Un quarto incomodo alla luce di quello che si è visto al Giro della Svizzera e al Delfinato, Rui Costa, Talaschi, che ruolo potranno recitare? Sono molto curioso, hai fatto veramente due nomi perfetti, perché sono molto curioso di vederli all'opera entrambi. Talaschi ebbi modo insomma di scoprirlo ormai diversi anni fa, commentando proprio per la vecchia Sport Italia, credo un Giro di Svizzera o di Romandia, e mi impressionò molto. Rui Costa è molto migliorato negli anni, ha fatto un colpaccio pazzesco al Giro di Svizzera, è stato davvero bravo, anche un pizzico fortunato nell'ultima tappa, insomma, ma molto molto bravo. Lui vuole cimentarsi e lo farà quest'anno al Tour con la classifica, vuole cercare di arrivare più in alto possibile. Forse è davvero un quarto incomodo, ma nel senso che potrebbe star sotto come valore assoluto anche a Vincenzo Nibali. Insomma, è un bel cronometro, Rui Costa è un buonissimo scalatore, però ecco, il Tour veramente solo per la classifica non lo ha ancora mai affrontato. Fa bene insomma a provarci quest'anno, perché poi il tempo passa per tutti. Sono curioso sia per lui che per Talaschi. Talaschi insomma sarà credo il capitano riconosciuto del Team Garmin, è un corridore molto cresciuto negli anni, anche lui se la cava un po' dappertutto, può sicuramente fare un gran bel Tour de France Andrew Talaschi, insomma può essere addirittura forse più lui, ecco, di Rui Costa una possibile autentica rivelazione in Francia. Senti, per i successi parziali, al di là del consueto Peter Sagan, della sfida allo sprint fra Kittel e Cavendish, anche il nostro Sascha Modulo potrà recitare una parte da primo attore. Io sono convinto davvero che Sascha, l'ho visto insomma al Giro di Svizzera andare fortissimo, credo che Sascha possa togliersi davvero delle soddisfazioni al prossimo Tour de France. Guardavo proprio ieri, così per curiosità, mi riguardavo il profilo della prima tappa, è proprio pianeggiante, non è, c'è anche, se non ho letto male, un arrivo in leggerissima salita. Sarebbe insomma un successo che varrebbe nel caso una stagione per Modulo, addirittura una carriera, se vincesse la prima tappa del Tour ad Harrogate, insomma da Leeds ad Harrogate in Inghilterra, e andasse ad indossare la prima maglia rosa del Tour de France. Ma credo che a quella possa anche pensare Sascha, dopo quel successo che ha ottenuto insomma in Svizzera, in un finale complicatissimo, battendo per appunto gente come Sagan, come Degen, come poi Cavendish insomma si era chiamato fuori da solo qualche centinaio di metri prima, ma ecco, infrazioni per sprinter puri, totalmente pianeggianti, credo che Sascha non possa essere della partita, insomma lì ci sono due mostri assoluti della volata, Cavendish e Kittel, farà bene Cavendish ad arrivarci al top della forma, perché sennò rischia di buscarne da Kittel come gli è successo un anno fa. Ecco, ma in altre tappe, come appunto la numero uno, e come poi ce ne saranno anche altre lungo la strada, Sascha può veramente dire la sua. Credo che arrivi a questo Tour de France sereno e soprattutto in condizioni strepitose. Mi è parso veramente
in forma smagliante dopo avergli visto quello che ha fatto insomma in quella tappa al Giro di Svizzera. Fabio, abbiamo qui con noi ospite in studio a Toscana Sprint Luca Di Sandro, che è il presidente dell'Unione Ciclistica Picciolese, che è la società, l'associazione che organizza la Coppa Sabatini, che ormai ha superato il limite delle 60 edizioni e veramente ha ambizioni davvero sempre rinnovabili e sempre più, come dire, sempre più prestigiose. Hai qualche domanda, Presidente, da rivolgere a questo autorevole collega che veramente da qualche mese è entrato a far parte dello staff di Velobike? È veramente un profondo conoscitore del ciclismo. Ma mi verrebbe spontaneo chiedergli un consiglio, un suggerimento, siccome mi sono espresso prima e riguardo la nostra manifestazione, come dicevo prima, siamo, come dire, a una specie di svincolo fra quello che è ormai la realtà del World Tour, e siccome da grandi vogliamo ancora fare gli organizzatori ciclisti del ciclismo, però, come ho detto prima, cercando di non... siamo di fronte a uno spartiacque dove, come ho detto, mi sono espresso in questi termini, dicendo che si rischia a noi di gare di 1-1 di diventare, diciamo, ciclismo di servizio. Allora, dico, siccome l'ambizione nostra è di andare oltre, perché c'è un territorio, ci sono gli enti locali, c'è una realtà economica che si è disposta ad ascoltarci per andare oltre e guardare direttamente al World Tour, come ho detto prima, finalizzando la mia, come dire, così, considerazione, dicendo anche con un po' di incoscienza, ma una sapida coscienza, cioè lucida. Quindi dico, va bene, accettiamo anche, come dire, un suggerimento, un consiglio per muoverci in quei percorsi che peraltro conosciamo. Faccio presente anche che l'Unione Ciclistica Picciolese è stata a precorso ai tempi, quando il Mondiale fu assegnato diciamo a Varese. Noi fummo precursori di quel tentativo di organizzare i mondiali in Toscana e non portammo l'istanza di Peccioli, ma della Toscana, della toscanità. E da parte un'idea nel 2002, dove per motivi che probabilmente necessiterebbero di un tempo e di una spiegazione, ma fa parte ormai del passato, dove poi ha lasciato traccia e, se posso dirlo serenamente, per la credibilità e per come ci siamo mossi, ha lasciato traccia affinché poi nel 2013 il Mondiale in Toscana sia avvenuto. Ecco, c'è una traccia, c'è anche, come dire, un pregresso, un precedente che ha permesso da lì di ripartire, tenendo conto che noi questo nostro obiettivo lo facemmo in collaborazione a quel tempo con la provincia di Lucca. Basti pensare che il Mondiale è partito da Lucca. Ecco, quindi voglio dire, ci riteniamo un pochino autorizzati a ritenerci anche, come dire, di avere delle referenze per andare oltre quello che è stata la nostra storia, peraltro non indifferente, importante. Assolutamente, ecco, innanzitutto vorrei parlare un secondo proprio a favore della Coppa Sabatini. Credo che la gara più importante che esiste nel panorama professionistico toscano non sia più ormai da diversi anni il Giro di Toscana, che sicuramente lo era, almeno insomma quando io ero piccolino, diciamo gli anni, fine anni 70 e tutti gli anni 80. Ormai la corsa più importante che c'è in Toscana è sicuramente, anche nettamente, la Coppa Sabatini di Peccioli. Basta vedere, ecco, chi l'ha vinta, basta vedere poi il percorso, che in pratica non cambia mai, ed è giusto che sia quello, perché l'arrivo è splendido, un percorso tecnicamente molto molto valido, c'è sempre tantissima gente, insomma è una corsa che ho sempre adorato sinceramente da quando sono piccolo, e che a mio modo di vedere meriterebbe assolutamente una collocazione in World Tour. Ecco, se nello World Tour c'è una corsa come il GP Plouet, che è una bellissima corsa, non vedo perché non ci debba essere la Coppa Sabatini di Peccioli, che è una sorta di versione italiana del GP di Plouet. Mi ci assomiglia insomma molto, sia per il calore che c'è attorno, sia per come viene organizzata, sempre in maniera perfetta. E poi, verissimo il discorso che sentivo fare, sono d'accordo anch'io, se Firenze insomma alla fine è riuscita ad avere nel 2013 il Mondiale, deve anche indirettamente ringraziare gli sforzi precedenti che sono stati fatti dall'Unione Ciclistica Pecciolese. Mi auguro, ecco, che nel tempo, anche diciamo a breve, possa raccogliere quello che merita questa bellissima corsa, ovvero, almeno a mio modo di vedere, meriterebbe di far parte del circuito World Tour, assolutamente. Bene, grazie, accogliamo... Prego, Presidente. Grazie, quindi l'ha raccolto il mio invito a farci gli auguri, è sempre disponibile per un confronto, un aggiornamento e parlare a 360 gradi di questa affascinante disciplina sportiva che ci coinvolge tutti. Ecco.
Allora Fabio, noi ti salutiamo, anche te al di là dei tuoi impegni con Forza, sì, con Forza Italia, dei tuoi impegni con Sport Italia, e di veramente diciamo di scaldare i motori in vista del prossimo ormai imminente Tour de France. Fabio, grazie. Assolutamente, assolutamente, motori già scaldati, ho già cominciato insomma a vedere percorsi, un po' di statistiche, storie e quant'altro. Non vedo l'ora che inizi il Tour de France, sinceramente, ecco, mi prudono le mani. Fabio, davvero un abbraccio e un ringraziamento, grazie davvero. Un grazie che io insomma rigiro a tutti voi. Grazie. Salve. Grazie, grazie a Fabio Panchetti e naturalmente adesso andiamo alla volata finale. Alla volata finale, Federica, però ovviamente forse il presidente dell'Unione Ciclistica Pecciolese, Luca Di Sandro, si è lasciato prendere un pochino dall'ospitalità, dal salotto, dal conviviale, ma certe parole nel bene e nel male pesano e come. A questo punto vogliamo domandare al presidente Di Sandro. Quindi cos'è questa? Un'investitura ufficiale oppure quantomeno è stato il primo sassolino gettato nello stagno in attesa che molto presto queste onde si propaghino effettivamente dallo stagno, possa uscire anche un bel cigno e questo cigno sarebbe appunto una gara pro tour. Però il percorso va analizzato molto attentamente. Come per noi, non bisogna dimenticare l'ultima serie di spot pubblicitari. Dopo riprenderemo direttamente per la chiusura col presidente Di Sandro. Benissimo, linea alla regia. Due ruote fanno girare il mondo. Taddeia Santa Croce, rivenditore Specialized e Piaggio, offre vendite e assistenza bici da strada e mountain bike, bici elettriche e motocicli. Gira il mondo su due ruote con Taddei. Lockman, tecnologia pura. Eccoci di nuovo in diretta qui alla puntata speciale di Velodrome, opinioni a confronto, aspettando il 5 luglio con l'inizio del Tour de France. Adesso cedo la parola al nostro direttore Roberto Sardelli che ci introdurrà la volata finale assieme al nostro ospite speciale. Bene, presidente Luca Di Sandro, io dunque abbiamo lasciato lo studio pochi istanti fa con questo punto di domanda. Ovviamente le ambizioni, è giusto non porre mai limiti alle proprie ambizioni, alle proprie speranze e ai propri traguardi prefissati. Però ecco il caso di dire, quindi sta bollendo qualcosa in pentola o qualcosa deve assolutamente bollire se si vuol far parte del ciclismo che conta? Prego, presidente. Credo che nelle tue domande c'è già anche una sostanziale risposta. Allora, tu sai benissimo che è da tempo che mi esprimo in questi termini, ma non così tanto per fantasticare o gettare il sasso nello stagno. Ho sempre detto che il percorso del World Tour o del Pro Tour non era un qualcosa di fine a se stesso, che probabilmente ci relegava a una condizione di seconda fascia, non ti sei andato a nasconderlo, questo è un dato oggettivo. Questo senza complessi e senza, per carità, possiamo ancora mantenere questi livelli e la gara ha il suo connotato, ha la sua dimensione, ha la sua credibilità. Detto questo però, di fronte a dei dati oggettivi, dove, ripeto, andiamo ancora a un ulteriore consolidamento delle classificazioni, delle normative, della disciplina, delle classificazioni USEI riguardo i livelli organizzativi, c'è un mondo che fa domanda, il mondo asiatico, il mondo del Nord America. Voglio dire, ci dobbiamo confrontare con la Cina. Oggi abbiamo la nostra gara compressa, come tutte, nel calendario, non solo perché c'è, una, come dire, delle corse anche, cioè molto avventato, il calendario è una sovrapposizione che secondo me è ingestibile, ma c'è chi fa domanda e ha un budget disponibile, una credibilità, è chiaro, fa carriera in tempi brevi, diciamo, se posso usare questo linguaggio. Noi siamo consapevoli che ci abbiamo un'esperienza, una storia, una credibilità, ci abbiamo anche una struttura organizzativa, perché io oggi sono a rappresentare la logistica Pecciolese perché c'è un gruppo dietro, non sono a fare il Deus ex machina, da me non arrivo nemmeno al chilometro zero, se la devo dire fuori dai denti, però c'è una consapevolezza che con un territorio, con degli enti locali che hanno già accettato un confronto, una disponibilità, un pur parler e di poter essere noi in grado di poter saper proporre e saper disporre chi ha dei ruoli ben precisi per poter a sua volta poi allargare
come dire, il raggio di azione nel mondo, nel mondo economico, nel mondo del marketing, sta a noi proprio sensibilizzare queste persone per arrivare a un obiettivo, a un progetto che probabilmente lancerebbe una manifestazione come nostra e consacrerebbe nella denominazione, nel scenario internazionale che secondo me gli spetta, rispetto a quel ciclismo di servizio che ormai è già in corso d'opera, in atto, senza voler far noi per una questione di buon gusto, di pudore, ma le nostre Toscane, le gare di 1-1, vediamo la difficoltà che hanno di partecipazione, di concomitanza e via discorrendo. Bene, probabilmente invece di fare domanda a noi di chi viene, vogliamo arrivare al punto tale come parla diciamo il World Tour. Bene, tu sei costretto a venire a fare questa gara che è in uno scenario mondiale, con i corridori a volte migliori, a volte meno, perché non è detto che le squadre World Tour sono fatte di 25-30 corridori ti portino sempre il meglio, ma per creare uno scenario di visibilità definitiva e totale di un territorio più ampio che va oltre il nostro comune, e qui c'è una volontà politica, istituzionale, sportiva, come la si voglia definire, di disporci a pianificare un'idea che al momento rimane idea, ma che ci stiamo già, come dire, mettendo in moto per pianificare anche un progetto e proporre in quella direzione appunto questo obiettivo. E per chiudere un pochino l'argomento, perché poi ovviamente sarebbe molto profondo e da analizzare nelle varie sfaccettature, c'è da dire forse nel mondo anemico, nel mondo cinico dell'economia e del marketing, a chi venisse a dire, dunque all'Unione Ciclistica Picciolese e a tutti quegli enti o quelle realtà locali che vorressero inserirsi all'interno di questo contesto, bene, il vostro progetto è affiancato da un budget, che cosa si può rispondere? Al momento ci può essere, si può essere preso in considerazione un budget che possa davvero legittimare questa aspirazione? Ma guarda, è il nostro ruolo, quello di far sì che siamo in grado, dobbiamo essere in grado di coinvolgere appunto gli enti locali, le istituzioni e in stretta connessione appunto il mondo economico, cioè che noi diventiamo credibili per un progetto in quella direzione, perché un conto è essere sostenuti, un conto è la partecipazione dal punto di vista passionale, un conto è quando vai a parlare di cifre, di World Tour, di visibilità, di progetti impegnativi dove deve dare un ritorno, una credibilità ed avere una struttura che ti permetta, non che sia un espediente così buttato lì, ma che possa essere un progetto che va poi a consolidarsi peraltro nel tempo, perché non è che ci puoi andare per avventura. Al tempo delle gare di Coppa del Mondo, che erano altre denominazioni, abbiamo visto anche gare in Inghilterra, gare in certe aree del mondo dove il ciclismo ha una sua dimensione, una sua collocazione, però sono stati espedienti, ricordo Leeds, ricordo certe altre gare che avevano la denominazione di Coppa del Mondo e che probabilmente a memoria sportiva, non voglio dire di uomo, non sono passati 1000 anni, sono sparite dalla memoria del ciclismo. Beh, se fai un progetto di questo genere non è un'avventura un tanto, ma devi far sì che in questa ottica, in questa direzione, tutti ci vada, non solo a inserire, ad avere peso specifico dal punto di vista politico sportivo internazionale, ma far sì che tu possa essere un punto di riferimento e di far parte di un circuito che poi puoi esserci conto, ci può esserci dentro e diventare affidabile. Allora, per quanto riguarda il contesto, la realtà di Velodrome, opinione e confronto, ci piacerebbe, Presidente, strappare un pochino questa sorta di promessa. Noi torneremo in diretta streaming tutte le sere, ininterrottamente, dal 5 luglio, vedremo un pochino la sera della finale come poter gestire la puntata, fino al giorno alla conclusione sui Campi Elisi, e magari, ovviamente dando la prevalenza a quella che sarà la cronaca della Corsa Gialla, magari tornare con questo argomento, magari con il suo intervento, ma anche di persone autorevoli che l'affiancano in questa progettualità. E poi, nel caso, disponibilissimi, sia veramente la realtà editoriale di Velodrome, opinione a confronto, tanto gli studi televisivi di Videogeni, Toscana Sprint, per agire un pochino da pulpito, ma anche da cassa di risonanza, di quella che dovesse essere l'evoluzione di questo ambizioso progetto. Fin da ora, innanzitutto ringrazio l'emittente se ci darà spazio e la possibilità di confrontarci, di scambiare opinioni, ma anche di avere visibilità per quanto ci riguarda, quantomeno per quella che è attualmente in essere la Coppa Sabatini. Io non ho nessuna difficoltà a coinvolgere le persone con il quale hanno dei ruoli importanti e a partecipare, fermo restando i loro impegni, a scambiare due parole, ma non per fare degli annunci, per poter portare avanti un ragionamento compiuto
credibile, serio, con l'auspicio che si possa poi consacrare e individuare anche quei percorsi che vanno oltre poi la volontà del nostro territorio in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue componenti. No, ma questo io credo che anche al di là di quello che è la pura cronaca, diciamo proprio nello stile del programma, del talk show, mi rivolgo anche a Federica, Velodromo, Opinione a Confronto, proprio grazie anche a questa tecnologia un po' della diretta che si può attuare nei confronti dell'interlocutore telefonico, scambiare anche pareri, scambi di opinioni con autorevoli figure che gravitano intorno a quello che è il mondo mediatico, che gravita intorno al ciclismo e anche, perché no, il mondo organizzativo e politico per affrontare, credo, un processo, secondo me, addirittura a questo punto fisiologico da un punto di vista di necessità, perché prendendo spunto anche da quello che ci ha detto a inizio serata Max Sciandri, insomma bisogna andare un pochino al di là del progetto fatto di sfruttamento del giovanissimo, di sponsorizzare il giovane purché produca risultati, forse guardare un pochino con gli occhi un po' più lungimiranti, di dire non con me questo giovane promessa ha vinto 20 corse, ma con me ne ha 23, ma l'ho fatto crescere sano, l'ho portato al professionismo e oggi è un campione. E questo lo deve forse anche grazie a me. Io credo che da una parte c'è il Pro Tour o il World Tour, come si dice attualmente, dall'altra c'è una crescita graduale, non traumatica, di quelli che sono poi i primi attori, che sono i professionisti, i corridori del futuro. Sì, ma hanno due aspetti diversi. Il gruppo sportivo, anche di entità importante, World Tour, da una parte voglio dire, predica bene, ma probabilmente se c'ha una promessa o qualche risultato di qualche atleta che magari comincia... Ma io, Presidente, parlavo del settore giovanile. Sì, arriva. Allora, quindi secondo me viene anche un pochino bruciato le tappe a dispetto della volontà. Il ruolo dell'organizzatore è un altro, fermo restando che poi gli attori, i componenti sono quelli che dal mondo giovanile, se sono gestiti bene, sono gli artefici poi del professionismo e quindi del World Tour. La nostra partita sta in un altro contesto. Noi dobbiamo competere dentro lo scenario mondiale e per mondiale significa l'America, il Nord America, l'Europa del Nord, l'Europa dell'Est, il mondo asiatico e non per ultimo anche il Nord Africa, il mondo africano se vogliamo, perché nel contesto del circuito internazionale ci sono addirittura federazioni e enti che sono nel consiglio d'amministrazione dell'USEI, vediamo la Malesia rispetto a un'Italia, cioè voglio dire la culla del ciclismo non credo che sia la Malesia, ma bensì voglio dire un'Italia. Abbiamo sempre avuto per problemi di rapporti politico-sportivi delle difficoltà, ma questo è un tema che non ci riguarda. Abbiamo delle gare che entrano in World Tour in Cina e mettono anche in discussione la data del Giro di Lombardia, che credo che sia una gara storica, una gara, un fiore all'occhiello del ciclismo non italiano, mondiale, e va a comprimere un calendario dove accaduta, cioè ci penalizza tutti. Allora qui a questo punto non è andare con la ricerca affannata di andare a trovare il 367° giorno dell'anno per trovare la gara, e di andare a collocarsi in una posizione dove tu hai una dimensione, hai una struttura, hai un peso politico-sportivo, una manifestazione, delle garanzie dal punto di vista economico, marketing e di struttura organizzativa che ti permettano appunto di stare in questo scenario mondiale che, come ho detto prima, la denominazione ce l'hai, la devi consacrare, la devi rilanciare perché sei chiamato a sfide nuove e il World Tour sta andando in questa direzione. Perfetto, allora Presidente, però non possiamo esimerci da chiedere e due pronostici, uno per quanto riguarda il campionato italiano, l'altro per quanto riguarda la Gran Boucle. Due nomi secchi. Mi porti in un terreno dove fondamentalmente non è il mio. Abbiamo prima parlato al telefono con Ulissi, è stato il vincitore nella Coppa Sabatini, è uscito bene da un Giro d'Italia, è il favorito. Ha promesso che tornerà, sarebbe bello accoglierlo con la maglia tricolore. Certo che sì. Beh, quindi voglio dire un pochino anche così come parte presa, è un augurio anche perché l'ha detto lui, si ritiene del territorio, si è sentito, anche se lui è Val di Cecina, Valdera, ma insomma i confini oggi, come stavo dicendo appunto, in uno scenario di World Tour vanno allargati, consideriamolo un beniamino di casa e soprattutto un componente di una squadra importante come la sua, una World Tour, di ritrovarlo con la maglia di campione d'Italia senza volere ad altri che magari aspirano alla stessa ambizione e augurargli... E il Tour sarà un testa a testa from Contadoro, potrà inserirsi allora, anche Nibali? Esprimermi al cospetto di Maximilian Schandre, che ha parlato prima, dove ha, come dire, sviscerato un po' tutte quelle che sono le sfaccettature per tirare fuori delle considerazioni, mi sembra che tirare fuori un nome secco io è come buttare, come dire,
Io credo che Nibali probabilmente che lo mettano tutto sotto un attimino rispetto a Froome e a Contador. Io credo che l'Astana e il suo gruppo abbia puntato molto, diciamo, sull'obiettivo principale, sul Tour de France, sulla Grande Boucle a Nibali. Probabilmente può succedere che negli ultimi giorni magari riesca a sestare una condizione fisica. Non credo che il Delfinato, quando l'abbiamo visto un pochino in difficoltà, possa essere significativo per trarre già, come dire, delle ordine di classificazioni. Io penso che possa essere il terzo incomodo. Poi in queste manifestazioni ci sono molte componenti, la fortuna e la sfortuna, il momento che ti gioca a favore. Certo, i nomi sono quelli, Contador, Froome, speriamo che il Nibali diventi il terzo incomodo e fino da ultimo ci faccia sperare, perché la squadra secondo me ce l'ha, un direttore sportivo che lo conosce e magari l'aiuta a correggersi e a correre, credo che ce l'abbia. Quindi le aspettative ci sono, anche da italiano, non vedo perché devo citare Contador, Froome e dimenticarmi di Nibali, ecco. Ma chi vuole approfondire veramente quello che avviene sulle strade del Tour de France non potrà fare altro che alle 21.30 sintonizzarsi su Velobike in diretta streaming, assistere ogni sera alla puntata di... Velodromo Opinione a Confronto, ricordiamo, su www.velobike.it alle 21.30, dal 5 sabato 5 luglio. Noi ci saremo a commentare la Gran Boucle. Allora, vedo che lo show di lingua è già pronto, il tormentone ricomincia tutte le sere, cambierà l'orario e basta. Bene Federica, ringraziamo l'ospite e il presidente dell'Unione Ciclista Picciolese Luca Di Sandro. Federica, grazie anche a te. Grazie. Una puntata lunghissima. Però perlomeno l'abbiamo fatta abbastanza così, proprio da salotto, più da poltrona che certo, da poltroncina, ma assolutamente vedrai che i 10 giorni passeranno veloci. Però questa volta rispetto al giro saremo più sereni, abbiamo sentito che l'audio funziona perfettamente, abbiamo dietro quell'esperienza ormai passata del Giro d'Italia con tanti ospiti. Certo sarà dura ritrovare ancora tantissimi grandi ospiti, certo, ma sono sicuro che aderiranno alla proposta che sarà loro fatta da Velodromo Opinione e Confronto. Grazie Federica e un saluto a tutti gli amici di velobike.it. Ringrazio di essere stato ospite a nome dell'Unione Ciclistica Picciolese. La prima volta che vengo mi sono trovato benissimo, ho preso nota e quindi se ritornerò o ritorneremo, come ho detto poc'anzi, beh, sappiamo che abbiamo a disposizione non solo un'ospitalità gradita, gradevole, ma abbiamo anche uno strumento per far sì che se dobbiamo esprimerci, credo che sia uno strumento del quale ne terremo conto. Benissimo, quindi io ringrazio il nostro direttore, naturalmente Roberto Sardelli, e vi do l'appuntamento a sabato 5 luglio con la prima tappa del Tour de France alle ore 21.30 sul sito Velobike, la diretta streaming di Velodromo Opinione a Confronto. Grazie.